Eccoci qui ragazzi, bentornati nel canale di Danix. Proseguiamo con MXGP Carriera. Dovevamo andare a fare la gara numero 6 in Francia. Ernie, obiettivo squadra 47 punti. Vi mostro la classifica. MX1 abbiamo 68 punti da Antonio Cairoli con la nostra stessa moto, KTM ufficiale. E andiamo, vai, facciamo certe queste due gare. Circuito terreno, terra battuta. Andiamo un attimo, vai vai, scendi in pista, qui già circuito strettino, abbastanza stretto questo circuito, vediamo che combiniamo con la nostra KTM ufficiale, qui si può andare a bomba, questo rettilineo, qui c'è il curvone. È stretta questa pista, attenzione, qui andiamo lunghi, andiamo addirittura nell'altra traiettoria, maledizione, sbagliato qui, piano, piano, oh, per quello io dico di fare sempre un giro per vedere un attimo il circuito, basta solo un giro, come ho detto, la qualifica se ne frega se non siamo primi. Al solito ti rimetti in pista. Cosa che non mi piace proprio di questo gioco è proprio quello. Anche se vai a toccare le barriere leggermente, ti va a rimettere in pista da fermo. Sto maledetto in mezzo però, ci sta un po' disturbando, eh. Oh, dove sto andando? Dove sto andando? Giro schifosissimo abbiamo fatto, c'è un discesone clamoroso e risali e risali, qui frena, qui frena, questa curva è stretta, oh, dove devo andare? Qui, vabbè, qui si sapeva che cadeva, sto facendo un giro schifosissimo, maledizione. Quanto, 5 secondi dal migliore. Ma c'è questo maledetto che ci disturba. Torna in box. Andiamo a vedere i tempi. Quinto, quindi ultimi. Andiamo avanti il tempo, va. Sì. Partiamo ultimi. Partiamo ultimi. Sì, partiamo ultimi. Vabbè. Vai alla gara, vai. Circuito difficile verso stretto. Qualifica andiamo sempre male. Poi in gara, non so perché, come ho detto. Vanno a bomba in qualifica in gara. Parti qua, allora. Vediamo un attimo. Partenza. Vai. Qui c'è il curvone, ah, e non mi buttano, vabbè, mi hanno buttato fuori pista. Allora, quanto siamo? Ah, siamo in quarta posizione. Sto maledetti. Piano. La pista è stretta qui, pista è stretta. Vabbè, qui cadevo per forza. Maledizione. No, non mi piace assolutamente questa pista. La odio. Vai. I primi volano. Dai, ma sei un maledetto. Ma perché non cadono loro? Guarda qua, e si impenna la moto. Maledizione. Troppo stretta questa pista. Vabbè, ottava posizione. Occhio, è strettissima, ma che pista maledetta hanno inventato qua. Maledizione. Piano, piano.
lunghi, lunghi, lunghi. Allora, siamo ottavi. Vediamo se riusciamo a prenderli questi. Lungo. Non impennarti, maledetta moto. Dai, stiamo con questi, stiamo con questi. Vediamo un attimo, siamo al secondo giro. Qualcosa, qualche punto la ciuffiamo. Ok. Ah, lungo. Vabbè. La barriera. Qui proprio non cadono, non cadono. Cioè cadi solo tu, ma loro non cadono. Ah, guarda qua. Per cercare di andare a prendere. Sto maledetto, mi sta disturbando di brutto. Sesto, sesta posizione. Vediamo se riusciamo a prendere anche qui due. Mi sbagliate proprio completamente all'ingresso in curva. Piano, piano, piano. Piano, piano. Strettissima quella curva, impossibile da fare. Vai, vai, vai. Bomba qui, a bomba. Oh, oh, ok. Dai, perché? Ma perché ti impegni? Cioè, si impenna da solo, random, si impenna, sta moto. Maledizione. Stavo avvicinando agli altri, guarda qua, adesso devo rifare tutto. Maledetti. Piano. Piano, dove vai? Dove vai qui? Ma che cavolo la fai quella curva? Entri a 3000. Poi devi fare anche una curva strettissima. Guarda qui, che cavolo mettono questi cavolo di code meglio. Per schiantarsi solo. Vabbè, no, non lo prendiamo più. Non so se riusciamo a prendere il quinto posto, ma guarda qua, cercando di andare a bomba in ogni curva, però non si va da nessuna parte. Più lungo. Abbiamo, quanto abbiamo di distacco? Un secondo. È peccato perché non vanno neanche tanto veloci, che facciamo troppe cadute, maledizione. Dai, 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 il quinto posto, dai. Anzi, qui sono, ce n'è tre moto. Ti passo, no, ma guarda qua, meno male che ho mollato l'acceleratore, perché sennò. Oh, qui cadono in due. Ah, in uno, no, forse in due. No, no, in uno, uno. Pensavo che erano in due. Vabbè, quarto posto. Vediamo se riusciamo a prendere anche il terzo. Ma sta andando proprio veloce, troppo veloce. Qui largo. Piano qui. No, no, non lo prendi. Troppo veloce. Vai, dai, 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 dai. Vabbè, quarto posto. Si impenna questa moto. Cioè, quando esci di curva, proprio si impenna. Vabbè, quarto posto. Troppe cadute, ma buono, buono, 18 punti. Andiamo a fare la gara 2. Se non cadiamo nella prima curva, e siamo primi quando usciamo dalla prima curva, vinciamo anche la gara, ma se no è dura riprendere, veramente è dura, perché ti disturbano loro, ti fanno cadere, loro non cadono. Tutto sta nella partenza, vai, partenza, bomba, se esci bene, non cadi. Vedete, vedete come ti buttano questi maledetti. Stai con i primi, stai con i primi qui. Ma tolti. No, ma dove mi è fatta andare? Maledetto. Ma guarda qua, ma guarda qua. Poi non passi più, non passi più perché ti rompono solo le palle. Loro non camminano. Ti
fanno so cadere e loro non cadono. Tra gara di recupero, vabbè, questa volta siamo un po' meglio perché siamo vicino a questi qui. Guarda qui questa curva, ma che cavolo la fa? Questi atleti, ma guarda come sono lenti, sono... Guarda questo! Che ti togli, ti chiude la strada, guardalo qua. Dai, 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 dai. Quarto posto, dai. Vabbè, qui c'è questo... Ma non cade, lui non cade, lui non deve mai cadere, devi solo cadere tu. Maledetto. Se non fanno patch vanno qui, lungo ancora, mi dimentico sempre di frenare qui e vado sempre in lungo. Allora guarda qui cosa mettono in mezzo, proprio in quella curva, per andare a schiantarsi. Secondo giro, i primi tre sono tutti qua, ma come ho detto dura riprendere. Allora qui in questo tratto vanno lenti, quindi si può un po' lungo io qua. Occhio qua, ma perché metto questo palo? Che maledizione, è la seconda volta che mi schianto lì, che mi non gira questa moto, maledizione. Vabbè, niente, qui in gara 1 e 2 orribile, non riprendi più una volta che sei dietro. Vabbè, sì, poi tocca le barriere, ti rimette da fermo. Vado a prenderli qui, guarda qua il macello che bisogna fare. Che poi ti disturbano loro, sono loro che ti disturbano. Ti fanno cadere. Guarda qua, guarda, dai, dai, dai. Dai, dai, il primo se n'è andato. Questi ce li dobbiamo pigliare subito. Sempre lungo. No, il primo non lo prendiamo mai più. Questi dobbiamo prendere. Vai, 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 vai. Traguardo è qui, vai, terzo. Vai con il secondo. Secondo largo. Ma gli altri l'ingresso in curva qua, volevo tagliarlo, ma... Oh, vai, 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 vai. Ok, così. Piano qui questa volta che non... Oh. No, il primo non lo prendiamo più. Troppo lontano. Cairoli. Vabbè, gestiamo questo secondo posto. Adesso ci guadagnerà qualche punto in classifica, ma pazienza. Poi non è che fanno cadute loro, no, non cadono. Qui in questo tratto guadagniamo, ma c'erano più giri, sicuramente lo avrei ripreso. Ho messo solo tre giri. Vai, 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 vai. La bomba proprio nell'ultimo giro, per andare ad acciuffarlo. Largo, qui ho sbagliato anche. No, vabbè, no, non lo prendiamo più. Sbagliato la curva, ti rimette sempre in pista questo maledetto, anche se vai poco poco fuori. Vabbè, qui lungo. Vabbè, secondo posto. Un quarto e un secondo posto. Una pista bruttissima che non mi piace per niente, proprio inguidabile. Di 7 punti vince Cairoli il GP, classifica GP 47 nel 40, arriviamo secondi. Se avevamo fatto più punti in gara 1, troppe cadute. Comunque 270 punti, sempre in prima posizione. Va bene però, dai,
ci sta qualche gara che non si vince. Secondo posto, troppe cadute in partenza, ti buttano loro, non cadono, gli altri non cadono, cadi sempre tu, vabbè. Allora vediamo quanto abbiamo di vantaggio. Ah, ma neanche, no, voglia di mondiale. Non è che allora conquista il GP e si cambia per la lotta al titolo. Allora, calendario, la prossima è in Italia. Maggiore. Classifica, allora 61 punti di vantaggio su Cairoli, sta piano piano qualche punto l'ha ripreso, ma abbiamo 270 punti da possiamo gestirli questi punti. Prossima gara in Italia, obiettivo 45 punti. Vabbè, noi direi che ci vediamo con un prossimo video. Come sempre commentate, mettete mi piace, iscrivetevi al canale. In descrizione trovate anche Twitter, Google Plus e pagina Facebook. E noi ci vediamo con un prossimo video. Un saluto a tutti da Danix0689.